sono andato a Cuna perché appunto veniva una commissione, anche se non c'entra troppo la commissione che è con il nostro problema, perché quella la commissione deve alla fine fare una relazione sull'infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti. Nel nostro caso non si può parlare nel sito di cui parliamo di infiltrazione della malavita organizzata, non è acclarata, le forze dell'ordine non mi dicono questo, quindi non stiamo appunto questionando su questo, è un problema diverso. Comunque, alla commissione sono state date le lettere che voi tutti conoscete, questa vicenda mi sembra che la stiamo affrontando a viso aperto, in pubblico la stiamo affrontando come sempre, ringrazio pure i rappresentanti di forza sociale, dell'associazionismo politico, culturale, religioso, che ha attenzionato, ecco, giustamente, anche mediaticamente, come è giusto che sia, perché poi dobbiamo lavorare condividendo e in perfetta sinergia. Più o meno conoscete la vicenda e aggiungo un elemento nuovo che è proprio di oggi, di stasera, sono fatto pure tardi perché sono venuti da me i proprietari della discarica stasera. Quindi elemento nuovo, sai, suspense, il film, l'elemento nuovo all'ultimo momento, non lo so perché, forse sapeva di questo incontro, può darsi, mossi da questa cosa, sapevano che avremmo fatto questo incontro anche perché sui social l'avete rimbalzato, la signora Rota e quant'altro, e quindi verso le 5 il comune stava pure chiuso, stavo solo, hanno bussato. Io faccio quello custode del comune, ho le chiavi, apro la sera alle 8, me lo chiude il comune, sono andato ad aprire, non sapevo chi era, siamo i signori Riccardi, ho detto, ma chi è quello del sito della Riccardo. è Riccardo, sì, il signor Riccardo Gennaro, che poi è quello condannato, e il signor Riccardo Evangelista, mancava l'altro, il Raffaele, se ricordo bene, che dice che aveva l'influenza, altrimenti sarebbe venuto. Quindi abbiamo parlato ampiamente della vicenda. Loro dicevano, come pure hanno fatto filtrare attraverso la stampa, che ci sarebbe una sentenza, e c'è effettivamente, ma era noto, che il comune era stato condannato a pagare circa 17 canoni mensili per l'uso di questo terreno privato, per circa 50-55 mila euro, insomma, sotto i 60 mila euro. Questa con sentenza dell'anno scorso, del 2016. Dite, vabbè, comunque questa sentenza che l'avevano, perché poi hanno chiamato un avvocato, perché io ho detto, guardate, loro volevano parlare di quello, io parlavo di tutt'altro, cito il signor Riccardo Gennaro, qua c'è due sentenze, uno del 2013, Tribunale di Napoli, l'altro 2015, lo sapete, no? Del Corte d'Appello, che confermava sostanzialmente, riduceva solo da 2 anni a 8 mesi, a 2 anni a 6 mesi, la condanna, voi siete stati condannati, tutto il resto è filosofeggiare e bla 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 e perdere tempo. Tutto il resto è perdere tempo. Il discorso che voi dovete avere, 50-55 mila euro, l'affrontiamo pure, perché se vi è dovuto, c'è cioè una sentenza, io poi da prefetto, figuriamoci, do esecuzione alla sentenza, poi questa la vediamo con l'ufficio, pagare. Però io voglio parlare del problema nostro, iniziato appunto, l'ho fatta la storia, anche perché non lo so se ha torto e ragione, insomma, perché poi alla fine dietro un viso non sai mai che cosa si cela completamente, per quanto tu cerchi di leggere oltre quel viso, è uscito fuori da un ragionamento. Ovviamente ci sono stati alti e bassi nel nostro ragionamento, io mi accaldavo perché in certi frangenti pensavo di essere preso per i fondelli da questi signori. Ho detto qua giochiamo a carte scoperte, cari miei, voi siete stati condannati, dovete avere i soldi e vediamo poi se è vostro diritto, li avrete. Qua c'è una condanna, chiara e precisa, alla fine che è uscito fuori. Ma questi, dicevano loro, non sapevano di questa sentenza di appello, non sapevano della Cassazione. Bellamente, scusate, l'avvocato chi ha pagato? Perché c'è un avvocato che vi ha difesa nel 2015 e alla Cassazione che poi è diventata definitiva ad aprile di quest'anno la sentenza. Come fate? Hanno chiamato un altro avvocato, abbiamo aspettato pure un altro avvocato che è arrivato, ci ha spiegato, ovviamente riuscivo più facilmente a colloquiare con un avvocato, avendo io una laurea in legge, insomma, riuscivo a dialogare con l'avvocato e poi ho detto andate adesso nella sala giunta.
consigliatevi con il vostro avvocato cosa dire, perché io sto, non mi faccio prendere in giro da voi, perché qua c'è una verità fattuale che loro raccontavano, è una verità processuale che per me, come rappresentante del Comune Conta, c'è una sentenza che vi ha condannato, oltre a 2 anni e 6 mesi, parla di restituzione previa bonifica, che loro dicevano di non sapere. E poi alla fine sono così appartati con il loro avvocato dopo 10